Una città blindata per una partita di calcio di Serie C. Non un match qualsiasi, ovviamente, ma un derby, come Lecco, considerato a rischio, con due tifoserie storicamente rivali. L'enorme spiegamento di forze dell'ordine e la blindatura della città ieri hanno scongiurato eventuali disordini tra ultras, e questo sicuramente è un lato positivo. D'altro canto, però, per tutto il pomeriggio la zona stadio è rimasta off limits. Un assetto militare, che ha creato disagi e comprensibili lamentele. Il consigliere della lista rapinese, Paolo Martinelli, ad esempio, è intervenuto sul tema. Ovviamente è giusto che la questura metta in essere quanto necessario per la sicurezza, spiega Martinelli. Ma forse sarebbe conveniente proporzionare le misure alla reale situazione che si viene a generare. Sebbene la rivalità con il Lecco sia di vecchia data, ieri sembrava di essere in una città in assetto di guerra. Diverse infatti le segnalazioni arrivate anche in redazione per i disagi al traffico e per la reale impossibilità negli spostamenti. Ma ciò che più ha colpito è stato l'isolamento della stazione ferroviaria di Como San Giovanni. Mai era successo che addirittura a partire dalle 14.45 ci venisse impedito di raggiungere con i nostri taxi il piazzale della stazione, spiega Marco Taroni, presidente dei tassisti CNA. Capisco che per motivi di sicurezza e ordine pubblico si limiti l'afflusso di mezzi in concomitanza con l'arrivo dei tifosi e poi con la loro ripartenza, ma bloccare per ore uno dei punti nevralgici di Como con i viaggiatori in arrivo e in partenza non ha senso. Dalla centrale arrivavano chiamate per recarci in stazione a prelevare clienti, ma noi non siamo stati in grado di soddisfarle, conclude Taroni. Faccio questo mestiere da 40 anni e poche volte ho visto una situazione simile.